La prima semifinalista della 16ª edizione del torneo di beach soccer, Marina Piccola e la squadra Seawork, che batte in semifinale i Cantieri Schiavone per 5-1. I ragazzi in maglia nera si rendono subito pericolosi con una bomba di Severino che si stampa sulla traversa. Risponde con un calcio piazzato Margiotta per il team Cantieri Schiavone, che invece gioca con la maglia biancorossa. Sempre con un tiro da fermo, la squadra di Agropoli si rende pericolosa con Russo Manno. Inizio dirompente dei biancorossi, che al quarto minuto cercano di superare gli anni. A spezzare l'equilibrio ci prova all'ottavo Severino per la squadra di Santa Maria di Castellabate, ma l'estremo difensore ospite gli nega la gioia del gol. 60 secondi dopo, conclusione di Saber, respinta con i piedi dal portiere in maglia blu. Sempre Saber, al decimo, fa la barba al palo. Meglio i neri, che al 13esimo sbloccano la gara con Severino, con una girata da metà campo deviata da un calciatore in maglia biancorossa. La reazione di Cantieri Schiavone è affidata a un calcio piazzato di Cassese, a cui si oppone Ianni. Un superlativo Severino potrebbe regalare il raddoppio a Seawork, che arriva puntuale al 18esimo con Santo Nicola. Accusano il colpo i biancorossi e Rodio, 30 secondi dopo, realizza anche il gol del 3-0. Allo scadere del primo tempo potrebbe accorciare prima Russomanno e poi Margiotta dal dischetto segna la rete del 3-1, con cui le due squadre vanno all'intervallo. All'inizio della ripresa Rizzo cerca di chiudere i giochi con un tiro ravvicinato. Piazzato di Saber, ma respinge il portiere dei Cantieri Schiavone. Al quinto invece potrebbe riaprire i giochi con un calcio piazzato Margiotta. Nulla di fatto, il punteggio non cambia. Lo stesso bomber dell'Ebolitana fa una girata d'applausi al sesto, senza però impensierire gli anni. All'ottavo, in contropiede, arriva il gol del 4-1 per Seawork con Rizzo. Prende a largo la squadra di casa e arriva anche la rete del 5-1 con aiuto. Sulla battuta successiva, super intervento di Ianni, che strappa l'applauso della tribuna. Al 16esimo potrebbe riaprire i giochi Margiotta, ma non è la sua migliore serata. Al 21esimo, bella girata di Russomanno, ma la traversa gli dice no. Nel finale, un super Ianni si oppone ancora a un tentativo dei biancorossi. Vittoria meritata dunque per Seawork, che approda in finale per cercare di bissare la vittoria del torneo per il secondo anno consecutivo.